I campionati studenteschi 2016-2017 si sono chiusi oggi con la festa nel nuovo campo scuola Enzo Tenti in via Castelsecco ad Arezzo. È stato così ripristinato un evento che non si teneva dai tempi dei giochi della gioventù. Ma questo è il coronamento di una festa che è durata un po' tutto l'anno, nel senso che segue un po' tutta l'evoluzione dei giochi sportivi studenteschi in ogni ordine e grado di scuola, escluso la scuola elementare ovviamente. E questo è il coronamento con esibizioni, manifestazioni, premiazioni che direi, ma soprattutto è la festa in onore di uno sponsor ufficiale delle manifestazioni, che è Estra. Estra ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti dello sport scolastico e di cui credo che tutta la comunità aretina della provincia e anche del capoluogo ne sono onorati. Sono felice come Estra di aver sostenuto, appoggiato questa iniziativa reimpostata nel segno della tradizione, dei mitici giochi della gioventù che chi ha età ricorda assolutamente bene, che hanno contribuito anche a forgiare futuri campioni in passato. Oggi sono i campionati studenteschi e per questo evento ringrazio tutte le istituzioni locali, la provincia, il comune, il CONI che da sempre fa da collante. L'evento è un successo, il progetto è stato un successo, ha coinvolto 200 professori, 13.000 studenti. Noi siamo un'azienda giovane che punta sui giovani e che vuole dare energia allo sport, che per noi è uno dei migliori settori di investimento e di coesione sociale. E come azienda del territorio e di origine pubblica sentiamo il dovere di sostenere questi progetti.